Salve a tutti! Se avete la sensazione che nel sistema economico e monetario c'è qualcosa che non funziona, questo è il corso che fa per voi. Sono Fabio Conditi, presidente di Moneta Positiva. Vi propongo oggi un percorso formativo informativo che ha come titolo Economia delle persone, strutturato in 12 passi di consapevolezza che vi porteranno a comprendere meglio che cos'è l'economia, cos'è la moneta e come fare per realizzare un benessere equo e sostenibile per tutti. Il primo passo riguarda la percezione, la realtà e il cambiamento. Cercheremo di capire qual è la nostra percezione della moneta, dell'economia e del debito e perché influenza fortemente la nostra vita. Ma soprattutto come fare per produrre un reale cambiamento della società. Secondo passo, economia e benessere. Partendo dalla definizione di economia, cercheremo di capire come fare per raggiungere il benessere e una maggiore qualità della vita, ma soprattutto come possiamo realizzare nuovi strumenti per soddisfare i nostri bisogni. Terzo passo, moneta e sistema economico. La moneta è uno degli oggetti più sconosciuti che abbiamo. Cercheremo di capire che cos'è, come si è evoluta nel corso della storia, quali sono i vari tipi di moneta che usiamo e soprattutto qual è l'impatto che queste monete hanno all'interno del sistema economico. Quarto passo, banche e creazione di moneta. Cercheremo di capire che cos'è una banca, contrariamente a quella che è la nostra percezione, e soprattutto come fanno le banche a creare la stragrande maggioranza di tutto il denaro che usiamo. Quinto passo, moneta e debito. La moneta genera nel mondo un debito che è matematicamente inestinguibile. Cercheremo di capire come e perché questo accade e soprattutto chi è che se ne avvantaggia arricchendosi sempre di più a scapito di tutti noi. Sesto passo, moneta, inflazione e debito pubblico. Qual è il rapporto tra la creazione di moneta e l'inflazione? Ma soprattutto, perché il debito pubblico in Italia cresce da tanti anni in maniera esponenziale e non riusciamo a ridurlo? Settimo passo, di chi è la sovranità monetaria? Partendo dall'analisi della Costituzione e dei trattati europei, cercheremo di capire di chi è la sovranità monetaria e soprattutto quali strumenti può mettere in campo lo Stato per migliorare la vita di tutti noi. Ottavo passo, monete metalliche e biglietti di Stato. Partiamo da questi due strumenti fondamentali, le monete metalliche, per capire cosa sono e come potrebbero essere usate meglio e soprattutto capire che cosa sono i biglietti di Stato e come potrebbero essere impiegati ancora oggi. Nono passo, moneta elettronica e conti di risparmio. Nel mondo delle monete elettroniche lo Stato può ed ha la possibilità di emettere monete elettroniche di vario genere. Cercheremo di capire come e perché e soprattutto come possa, attraverso dei conti di risparmio, monetizzare il debito pubblico e farlo circolare nell'economia. Decimo passo, superbonus 110% e credito fiscale. Il superbonus 110 è stato indubbiamente una rivoluzione, cercheremo di capire quali sono i vantaggi, gli svantaggi, al di là di tutte le polemiche e delle false notizie che ne sono state date. Ma soprattutto cercheremo di capire quali tipi di credito d'imposta si possono implementare per migliorare la gestione della spesa pubblica e dei risarcimenti ad alluvionati e terremotati. Undicesimo passo, piano da 1.000 miliardi per rinascita economica. Si possono implementare nuovi strumenti che possono gestire il finanziamento dello Stato con maggiore facilità e senza generare debito. In questo modo è possibile realizzare un piano di rinascita economica in 2 anni del valore di 1.000 miliardi che può migliorare la spesa pubblica dello Stato, il finanziamento delle imprese, la tutela dei cittadini senza aumentare il debito verso l'estero. Dodicesimo passo, dalle emergenze al benessere per tutti. Cercheremo di analizzare tutte le emergenze che stanno accadendo, dall'emergenza sanitaria a quella climatica, a quella energetica e a quella economica, cercando di capire qual è il comune denominatore e soprattutto come possiamo fare per passare da un'economia e una moneta a debito ad un'economia e una moneta finalmente positiva. Moneta Positiva è un'associazione di promozione sociale iscritta al 5 per 1000, per cui potete sostenerla senza esborsi.
Per approfondimenti visitate il sito www.monetapositiva.it e il sito www.unmondopositivo.it, dove troverete anche tutti i libri che costituiranno i libri di testo di questo corso. Grazie a tutti.